When everybody's staring by dawn of a new day, dawn of a new day. Ancora un evento inserito nel calendario di avvicinamento all'appuntamento del campionato del mondo di fine settembre. Ci troviamo, gentili telespettatori, sulle mura urbane di Lucca, presso il Caffè delle Mura, l'antico Caffè delle Mura che quest'oggi ha ospitato il trofeo Lucca Città Mondiale. Di scena gli atleti della categoria giovanissimi che in questo spettacolare scenario delle mura urbane di Lucca andranno a disputarsi le sei gare che caratterizzano la categoria giovanissimi dal G1 alla G6. In questa gara organizzata dal pedale Lucchese Poli con il patrocinio della provincia di Lucca e del comune di Lucca. Dicevamo, è un altro degli appuntamenti che l'amministrazione comunale insieme alle associazioni del territorio lucchese e quindi il pedale Lucchese Poli hanno voluto organizzare per avvicinarsi all'appuntamento di fine settembre, quando la massima prova dei campionati del mondo di Toscana 2013 prenderà il via proprio da Lucca, da Piazza Napoleone, per raggiungere Firenze, dove si concluderà dopo aver affrontato il circuito di Fiesole. Dicevamo, l'amministrazione comunale di Lucca molto vicina agli organizzatori del pedale Lucchese Poli, così come la provincia di Lucca, infatti presente anche l'assessore della provincia di Lucca che poi andremo ad ascoltare nelle interviste realizzate al termine della giornata di ciclismo. E siamo con la prima delle categorie, non è competitiva, è infatti una categoria G0 che racchiude gli atleti che ancora non hanno compiuto 7 anni di età e che quindi non fanno parte delle 6 categorie giovanissime della federazione. Due giri del circuito ricavato sulle mura urbane di Lucca per questi ragazzini che andranno quindi a disputarsi una piccola gara, anche se ovviamente non è competitiva, anche a loro sarà riconosciuta la maglia che caratterizza il vincitore di questo trofeo Lucca Città Mondiale. Andremo proprio a vederla, una maglia che gli organizzatori hanno realizzato con lo stemma di Lucca, del pedale Lucchese Poli, e con l'iride che proprio ricorda il grande appuntamento che attende questa città a fine settembre. Piazza Napoleone è proprio qui a due passi dall'antico Caffè delle Mura e da lì prenderà il via proprio il campionato del mondo professionisti a settembre. È un appuntamento importante quello del campionato del mondo, un appuntamento che sicuramente premia gli sforzi di una provincia come quella di Lucca, da sempre attiva nel ciclismo, specialmente nel ciclismo giovanile. Ma non sono mancati i grandi eventi negli ultimi anni nel ciclismo lucchese. Campionati europei, campionati italiani si sono svolti sul panorama della città di Lucca, proprio sulle mura urbane. Infatti Lucca è città di ciclocross e campionati italiani del 2007, i campionati europei del 2011 si sono svolti proprio sulle mura urbane di Lucca. E adesso c'è il grande appuntamento di fine anno, quello dei campionati del mondo su strada, con la partenza da Piazza Napoleone della prova dei professionisti. Gianfranco Battaglia abbassa la bandierina alla prima prova competitiva, quella della categoria G1 per questi ragazzi. In programma 3 giri del circuito, come vedete un vero e proprio sprint per questi ragazzi che partono a tutta e concludono la prova a tutta. Ricordiamo che per le categorie giovanili i rapporti sono controllati, quindi uno sviluppo che viene controllato prima della partenza e ovviamente aumenta di categoria in categoria fino ad arrivare alla G6.
Siamo in attesa della conclusione della prova riservata alla categoria G1 ed eccola qua l'arrivo. E nella categoria maschile il successo di Gregorio Fedeli della polisportiva Albergo del Tongo davanti a un terzetto della Calube Progetto Giovani formato da Santiago Di Riccio, Leonardo Sica, Mattia Simoni e Federico Mazzoni invece del Veloclub Carrara conclude in quinta posizione. Tra le ragazze il successo di Federica Magri dell'Unione Sportiva Pozzese davanti a Rebecca Poli del gruppo sportivo Pedale Pietrasantino. Ecco il momento con Gianfranco Battaglia e Pierluigi Poli della vestizione delle maglie e quindi Gregorio Fedeli che veste la maglia insieme a Federica Magri, il primo della polisportiva Albergo del Tongo e il secondo dell'Unione Sportiva Pozzese. Qui intanto siamo alla partenza della G2 con Cesare Cipollini insieme al figlio Edoardo pronto per la partenza. Edoardo corre proprio nel pedale Lucchese Poli. Siamo proprio pronti per il via di questa seconda gara di giornata. Infatti la prima, quella riservata alla categoria G0, non era competitiva, ma comunque sono state consegnate a questi ragazzi le maglie che ricordano il prossimo campionato del mondo. C'è da sottolineare comunque che scelta questa dell'organizzazione, tutti gli atleti saranno premiati al termine della prova, questo per dare l'opportunità a tutti i ragazzi quest'oggi di avere un bel ricordo di questa giornata di ciclismo sulle mura urbane di Lucca. Si conclude il primo giro per la categoria G2, anche in questo caso sono tre le tornate in programma. Si è allungato il gruppo, ma ci sono 5-6 atleti che stanno viaggiando insieme sulla testa della corsa. C'è un buon livellamento nella categoria G2, gruppo che si è allungato notevolmente. Comunque questi sono i ritardatari che transitano adesso, mentre questa è la testa della corsa. Testa della corsa formata da 5 atleti che stanno ormai per concludere la prova, ormai ultimi metri per gli atleti della categoria G2. Noi li attendiamo sul traguardo dove si sta per concludere la gara riservata agli atleti che vi ricordo hanno 8 anni di età. Infatti la categoria giovanissimi va dai 7 anni ai 12 attraverso le categorie G1, G2, G3, G4, G5 e G6. Questi ragazzi solitamente corrono misti tra ragazze e ragazze, così come avviene quest'oggi. Tutto è pronto per l'epilogo, categoria G2, il successo di Edoardo Cipollini che precede Thomas Del Frate, il primo del pedale Lucchese Poli, il secondo del Veloclub Coppi di Lunata Altopac. Due ragazzi tra cui esiste una sana rivalità che quest'oggi vede vincere Edoardo Cipollini. In precedenza, nelle precedenti gare della stagione, era stato Thomas Del Frate ad avere la meglio. Terzo posto per Sbrana, quarto è Cavallone, quinto è Pini. Tra le ragazze il successo di Rebecca Tomei della Cadube Progetto Giovani davanti alla compagna di squadra Nicole Frugoli e in terza posizione Jasmine El Gamrani. A questo punto anche per la categoria G2 ci sarà la vestizione delle maglie. Intanto altri atleti che concludono la prova della categoria G2, arriva anche la moto che chiude ufficialmente i passaggi ed ecco qua i due vincitori, Rebecca Tomei della Carube Progetta Giovani e Edoardo Cipollini del pedale Lucchese Poli. A questo punto, gentili telespettatori appassionati di ciclismo, siamo alla terza gara in programma, categoria G3, con gli atleti già schierati in vista della partenza che avviene in questo momento. 5 giri per questi ragazzi che lasciano la zona di partenza. Il circuito misura circa 1 chilometro e è quello che vede protagonisti tutti gli atleti delle varie categorie. Cesare Cipollini con il figlio, ovviamente soddisfazione per il successo. Famiglia di ciclisti, la famiglia Cipollini. Edoardo è l'ultimo erede di questa dinastia, con Cesare che è stato professionista, ovviamente non c'è da aggiungere altro sui successi del fratello di Cesare, vale a dire Mario Cipollini, plurivittorioso al Giro d'Italia nei successi di tappe e campione del mondo nel 2002 a Zolder, vincitore anche di una Milano-Sanremo, uno dei grandi ciclisti, uno dei più grandi velocisti del mondo.
Intanto siamo in attesa della conclusione della categoria G3, terza gara di giornata con gli atleti di 9 anni di età. C'è stata subito una notevole selezione e il gruppo si è subito frantumato con vari atleti che adesso compongono piccoli gruppetti in quelli che sono i partecipanti della categoria G3. Intanto siamo al suono della campana, ultimo giro. Per quanto riguarda gli atleti della categoria G3, come vedete tante le maglie del pedale Pietrasantino nelle prime posizioni. Stanno viaggiando molto forte gli atleti e siamo ormai in vista della conclusione di questa terza gara di giornata. Vi ricordo che stiamo seguendo le immagini del trofeo Lucca Città Mondiale, un evento di avvicinamento ai campionati del mondo di fine settembre che vedranno la prova dei professionisti partire proprio dalla città di Lucca, da Piazza Napoleone. Siamo all'epilogo con il successo di Tommaso Poli del pedale Pietrasantino che batte Leonardo Ciancagli del pedale Ponticino e poi ancora Gabriele Leonardi e Davide Leonardi, entrambi del pedale Pietrasantino. Quinto posto per Tommaso Bambini del Veloclub Coppi di Lunata Altopac. Tra le ragazze il successo di Sara Giannelli della Carube Progetto Giovani, che abbiamo visto arrivare in questo istante, davanti ad Angelica Biagi del pedale Pietrasantino, terza Sofia Landi della stessa formazione. Quindi è venuto il momento anche per questi ragazzi della vestizione delle maglie, con Gianfranco Battaglia e Pierluigi Poli vestono la maglia. Quindi Tommaso Poli pedale Pietrasantino e Sara Giannelli Carube Progetto Giovani. Giro di boa quindi con la prova della categoria G3 e a questo punto c'è da seguire la gara della categoria G4, atleti che hanno 10 anni di età. Per loro in programma i 7 giri del circuito, partiti in questo istante. Ancora Gianfranco Battaglia ad abbassare la bandierina del via, con il gruppo che muove dalla zona della partenza. Dicevamo 7 giri in programma, andatura subito sostenutissima e prova ad allungare un atleta del team Valdinievole. Dietro sono in 3 ad inseguire anche una ragazza, abbiamo visto in ottime posizioni, si tratta di Asia Mazzuola della Veloclub Coppi di Lunata Altopac, che riesce addirittura a tenere la testa della corsa insieme ai maschietti. Quindi sicuramente gli va un applauso a questa ragazza, ragazza della categoria G4. Ricordiamo che a differenza delle categorie esordienti da allievi, qui le ragazze corrono con i coetanei, quindi hanno 10 anni in questa categoria sia i ragazzi che le ragazze, mentre solitamente nelle prove della categoria esordienti e ad allievi, quando le ragazze corrono assieme ai maschietti, corrono con i più giovani. Ancora un passaggio dalla zona del traguardo con il gruppo che si è notevolmente selezionato. Ancora atleti che transitano davanti alla nostra telecamera. Ormai ci avviamo alle battute conclusive della prova riservata alla categoria G4. Qui ancora altri passaggi per quanto riguarda la categoria G4. Intanto un bello scorcio delle mura urbane di Lucca, con tanto pubblico presente ai bordi delle strade. E siamo al suono della campana e si è ricomposta la testa della corsa. È praticamente un terzetto che va a transitare al suono della campana. Terzetto composto da Ludovico Crescioli del team Valdinievole, da Mattia Dani del Veloclub Carrara e da Asia Mazzuola del Veloclub Coppi di Lunata Altopac. Tutto è pronto per l'epilogo della prova riservata alla categoria G4. Ci aspettiamo quindi per applaudire il vincitore e la vincitrice di questa gara. Tutto è pronto per l'epilogo ed eccolo qua, ed è Ludovico Crescioli del team Valdinievole che va a vincere davanti a Mattia Dani del Veloclub Carrara. Terzo posto per Francesco Corti del Veloclub Coppe di Lunata. Quarto è Brando Ghepali del team Valdinievole. Quinto Andrea Orlandi del Veloclub Carrara. In realtà abbiamo visto che in terza posizione
assoluta si è classificata una ragazza a cui vanno davvero tanti complimenti. Si tratta di Asia Mazzuola del Velo Club Coppi di Lunata, che ovviamente vince la prova riservata alle atlete femmine della categoria G4 davanti ad Elisa Fedeli della Polisportiva Albergo del Tongo. Terza è Jessica Fiorini della Carube Progetto Giovani. Quarta è Jessica Dani del Velo Club di Carrara. Questi sono i due vincitori, Ludovico Crescioli del team Valdinievole e Asia Mazzuola del Velo Club Coppi di Lunata, che vestono la speciale maglia realizzata dagli organizzatori, maglia che riporta le insegne del pedale Lucchese Poli e quelle dell'Iride, in ricordo proprio del grande appuntamento di fine anno con i campionati del mondo che prenderanno il via per quanto riguarda la prova riservata alla massima categoria proprio da Lucca, da Piazza Napoleone. Ecco qua gli atleti della categoria G5, penultima gara di giornata per loro, in programma 8 giri del circuito. Si stanno già preparando per la partenza gli atleti della categoria G5, che prendono il via in questo istante. Dicevamo che questa manifestazione si avvale del contributo, del patrocinio del comune, della provincia di Lucca, ma anche del supporto, soprattutto del supporto dell'antico Caffè delle Mura, un caffè storico della città di Lucca che da un po' di tempo è stato riportato a nuovo splendore da una nuova gestione e che ha accolto proprio le operazioni preliminari e le operazioni di premiazione per quanto riguarda questa gara riservata alla categoria giovanissimi. Andremo poi ad ascoltare anche i gestori dell'antico Caffè delle Mura, un luogo splendido posto sulle mura urbane di Lucca, sul bastione delle mura urbane di Lucca, un luogo dove è possibile non solo prendere un caffè o mangiare qualcosa al ristorante, ma è anche possibile rilassarsi all'ombra e al verde che gli alberi presenti sulle mura urbane di Lucca possono offrire in un palcoscenico unico. Conclusione della prova riservata alla categoria G5 con il successo di Samuele Ulivi del gruppo sportivo Pedale Pietrasantino davanti a Tommaso Dati dell'Unione Sportiva Pozzese. Terzo è Denis Budei del team Valdinievole. Quarto è Michele Polese della Pedale Toscano Ponticino. Quinto è Edoardo D'Ambra del gruppo sportivo Pedale Pietrasantino. Per quanto riguarda le ragazze della categoria G5, non erano partecipanti, quindi non c'erano partecipanti femminili. Quindi abbiamo visto la vestizione della maglia dell'atleta Samuele Ulivi del gruppo sportivo Pedale Pietrasantino. E questa è l'ultima gara in programma, quella riservata alla categoria G6, che sta per prendere il via. 10 i giri in programma per questi atleti. Ci stiamo quindi preparando per applaudire gli ultimi due vincitori, quello della G5 maschile e della G5 femminile. Ultime operazioni prima del via, con le ultime raccomandazioni da parte dei direttori sportivi, dei genitori, agli atleti che stanno per prendere il via, atleti che hanno 12 anni di età e che quindi sono ormai ad un passo dal ciclismo agonistico della categoria esordienti. Non molto numerosa la partecipazione, specialmente in questa ultima gara, come vedete davvero un bel gruppo di atleti che prende il via per i 10 giri del circuito della categoria G6. E adesso andremo a vedere come si evolverà la situazione in questa manifestazione che si conclude con la prova della G6. Al primo passaggio il gruppo viaggia compatto, come vedete da queste immagini, con qualche atleta che perde leggermente contatto, ma ha davvero pochi metri di distacco per questi ragazzi che vediamo adesso inquadrati. Infatti il gruppo continua a viaggiare compatto anche dopo 3 giri di corsa. Le maglie del team Valdinievole e del pedale toscano Ponticino nelle prime posizioni del gruppo. Si gira davanti proprio all'antico Caffè delle Mura. Scenario splendido questo che offre ai tanti appassionati di ciclismo, alle famiglie giunte per questa manifestazione. Davvero una bella giornata non solo di sport ma anche di storia e di relax in uno scenario unico al mondo. In attesa della conclusione della prova della categoria G6, ne approfitto per ricordarvi
alcuni dei partner, abbiamo detto l'antico caffè delle Mura, il patrocinio della provincia di Lucca e della città di Lucca, ma anche il contributo della ditta Caselli, che da sempre è al fianco del ciclismo. Approfittiamo anche di questo spazio per ricordare la classifica a squadre, che ha visto il successo della Carube Progetto Giovani con 29 punti davanti al pedale Pietrasantino con 27, terzo la polisportiva Albergo del Tongo con 21, poi il team Valdinievole con 18, Veloclub Coppe di Lunata in quinta posizione, sesto posto per il pedale toscano Ponticino, settimo il Veloclub di Carrara, ottava l'Unione Sportiva Pozzese e nono il pedale lucchese Poli. Lo sguardo sulla via che porta dritta in piazza Napoleone, dove prenderà il via la prova professionisti su strada del campionato del mondo 2013 in Toscana. Ma torniamo in corsa, abbiamo visto una coppia al comando mentre il gruppo però si sta avvicinando, quindi praticamente scatti e controscatti. Da segnalare la bella fuga di Francesco Della Lunga, che è stato per due giri al comando, poi è stato raggiunto prima da un controattaccante e poi anche dal gruppo che quindi è tornato compatto al suono della campana, e probabilmente quindi sarà una volata a decidere il vincitore e la vincitrice della prova riservata alla categoria G6. Suona la campana per tutti gli atleti al via e il pubblico si appresta ad applaudire gli ultimi due vincitori di giornata. Gianfranco Battaglia è pronto anche lui ad applaudire il vincitore, lanciato lo sprint ed è Francesco Della Lunga del pedale toscano Ponticino che precede il compagno di squadra Baglioni, terzo è Crescioli, quarto Simoncini, quinto Barattini. Tra le ragazze il successo di Sara Maggi della polisportiva Albergo del Tongo davanti a Capacci e Quirini. Andiamo con le interviste. Gianfranco Battaglia, presidente del comitato provinciale della Federciclismo Lucchese. Lucca quest'oggi ha fatto da teatro a una prova di giovanissimi, un avvicinamento al mondiale, il palcoscenico era quello delle mura urbane, ormai classico teatro, classico palcoscenico per le gare di ciclismo. Sì, ormai le mura urbane sono conosciute un po' in tutto il mondo, noi ci abbiamo fatto tantissime manifestazioni a tutti i livelli, mi sembrava doveroso, diciamo, utilizzare anche quest'anno le mura urbane, si utilizzano anche altre volte, ma soprattutto per i ragazzini, diciamo, questa qui sono una delle tante manifestazioni collaterali per quanto riguarda il campionato del mondo. Mi sembra che sia stata una cosa positiva, riuscita bene, il tempo ha sorretto, insomma, tutto considerato, ecco, mi sembra che il Poli, l'organizzazione pedale lucchese, abbia fatto una buona organizzazione. Anelito Della Santa, responsabile tecnico della categoria esordienti per quanto riguarda il comitato regionale toscano della Federciclismo Lucchese DOC, che quest'oggi non è mancato sulle mura urbane di Lucca, dicevamo con Battaglia, un palcoscenico unico per questi ragazzi. Sì, oggi, a parte che la corsa veniva svolta, organizzata dal pedale Lucchese Poli, della quale io sono anche vicepresidente, e visto che la manifestazione degli esordienti oggi era ferma perché era la seconda domenica, quindi sono venuto a vedere questa manifestazione che fa parte delle manifestazioni che si preparano in attesa del mondiale. È una corsa che ha riscosso successo, molte persone, una bella gara e con dei ragazzini che vanno veramente forte, speriamo che continuino così almeno nel futuro, ci sarà il ricambio negli esordienti, soprattutto questi della G6 che il prossimo anno passeranno gli esordienti, ci sono dei ragazzi interessanti, vedremo se continueranno. Guardando gli esordienti guardiamo sicuramente al campionato italiano che si svolgerà in provincia di Brescia, campionato italiano che sembra abbastanza adatto alle ruote veloci, però anche con diverse insidie. No, ci sono delle insidie, il percorso è piuttosto ondulato, e diciamo che abbiamo scelto il campionato regionale che faremo il 30 di giugno, una settimana prima del campionato italiano a Siena, e ho scelto un percorso adeguato al campionato italiano proprio perché per vedere se riusciamo dopo 13 anni a portare almeno una maglia. Simona Barzotti, titolare dell'antico caffè delle Mura a Lucca, che quest'oggi ha ospitato una giornata interamente dedicata al ciclismo giovanile, sport e promozione del territorio, turismo, ciò che voi fate. È questo un bel connubio? Sì, io trovo che sia l'ottimo connubio.
fatto che in una piazza che ormai era da tempo lasciata a se stessa si riporti qui quello che è sempre stato la storia del Caffè delle Mura e anche di Lucca. Il fatto che appunto Poli abbia, come da sempre fa, creato queste sinergie con i suoi amici e poi insomma persone che conosce da una vita a Lucca, penso che sia il modo migliore per poter portare il turismo, anche quello proprio delle famiglie qui, che a volte a Lucca si ha questo senso di smarrimento nell'avere la città proprio nelle mani. Invece con queste manifestazioni quantomeno si vede la vita, che poi sarà insomma il futuro. Parlando di voi, caffè, ristorante, ma non solo, le vostre attività sono tantissime, anche tante serate speciali. Sì, serate speciali ce ne sono, le stiamo organizzando e sempre con la logica del creare una rete di contatti. Se penso a me, appunto, vedere di poter riunire la grande famiglia delle persone che si sono portate nella vita, un bagaglio di ognuno, poter qui far un po' scintillare qualcosa di positivo, sia nella musica che nell'arte, senza questa ricerca dell'andare fuori dal territorio, ma anche dalla stessa città e dalle zone vicine, proprio per appunto creare questa rete, che credo che sia l'unico modo per sfangare e uscire un po' fuori anche dalle crisi che si sente in giro. Quindi il centro storico non solo come luogo turistico, ma anche come posto dove passare una bella serata e divertirsi tra amici. Sì, un punto reale di ritrovo, un punto dove ti senti un pochino a casa tua. Non è che succede in un giorno, perché è naturale che non succeda in un giorno, però credo che questo posto ha dentro di sé la capacità di far sorridere le persone. Se uno riesce a poterlo far uscire fuori, può diventare veramente un posto dove si possono trovare qualsiasi genere di persona, dal turista che si è smarrito qui alla famigliola che si sdraia nel giardino e si beve l'acqua che si è portato. Cioè va benissimo tutto, basta che viva e che appunto forse dà un po' più di speranza trovare luoghi vissuti. Francesco Bambini, assessore allo sviluppo economico della provincia di Lucca, che non poteva mancare quest'oggi ad un evento che fa da trade union ai grandi appuntamenti che aspettano la città di Lucca, come il mondiale. Lucca che si prepara a questi grandi appuntamenti ma non dimentica l'attività ordinaria, quella dedicata ai bambini. Sì, oggi la soddisfazione di partecipare a questo evento è doppia, come si dice, prima di tutto perché si tratta di un evento legato allo sport che è anche la mia passione, in secondo luogo perché oggi in corsa ci sono anche i nipoti, Tommaso e Asia, quindi mi fa molto piacere essere presente anche per questo motivo. Noi oltre a questi eventi stiamo lavorando alla preparazione del mondiale. Come sapete, da Lucca prenderà via la gara Elite. Insieme alla gara Elite noi abbiamo definito un calendario con una serie di eventi collegati al mondiale, tra cui ci sarà la Ganfondo la settimana prima della gara Elite, la 24 ore alcuni giorni prima del mondiale, la cerimonia e tantissimi altri eventi, quindi siamo fortemente impegnati in questo momento. E il ciclismo all'interno delle mura di Lucca ha un nome di Pierluigi Poli, che è l'anima del ciclismo quando si varcano le porte della città di Lucca. Indubbiamente sì, Poli ormai fa parte della storia del ciclismo a Lucca. In passato vi erano anche delle squadre amatori legate al Poli, ne ho fatto parte per certi aspetti anch'io, e poi Poli vuol dire tantissimi eventi collegati al ciclismo che vengano realizzati nel corso della stagione, tra cui questi dedicati a giovanissimi, quindi un impegno continuo per il ciclismo, in particolare per i giovanissimi. Pierluigi Poli, che ha coordinato l'organizzazione con il pedale lucchese Poli, lo abbiamo detto in precedenza, il palcoscenico era un palcoscenico importante, le mura urbane di Lucca, una gara che ha visto tanti atleti della categoria giovanissimi al via e che ha regalato grandi emozioni. Sì, è stata una bella corsa, una bella giornata, più che altro perché le previsioni non promettevano granché, sicché non ha piovuto e questo è già un bel risultato. Poi
Sì, e qui sulle mura, insomma, il palcoscenico è quello che è un palcoscenico unico, e la corsa, insomma, ha risentito in maniera positiva, perché insomma, correre qui dà sempre una certa carica, no? Anche ai ragazzi è un percorso particolare, e alla fine siamo anche abbastanza soddisfatti, perché noi che si organizza, insomma, siamo contenti quando tutto va bene, anche se oggi, dobbiamo dire la verità, siamo maggiormente contenti perché il nostro corridore Edoardo Cipollini ha vinto la prima corsa della stagione, sicché insomma questo ci fa contenti ancora di più. Tra l'altro ha vinto battendo un altro lucchese, quindi una derby in casa. Sì, ha battuto quel ragazzino lì che aveva già vinto 3 corse, il ragazzino che va forte, e spesso anche l'anno scorso si trovavano, una volta vinceva uno, una volta vinceva quell'altro, ma direi che è bello anche così, che uno vinca una volta o un'altra, nasce quella sana rivalità che poi tutto sommato fa anche bene, no? Al ciclismo, insomma, in passato certe rivalità a certi livelli hanno fatto la fortuna anche del ciclismo, insomma, e a questi livelli qui perlomeno è divertente. Un ringraziamento a tutti quelli che vi hanno supportato, agli sponsor, alle autorità, abbiamo visto la provincia, il comune, che specialmente ultimamente, dobbiamo dire, il comune vi è molto vicino. Sì, questa manifestazione rientrava fra quelle per la preparazione del mondiale, per tutti i mesi organizziamo qualcosa, e noi abbiamo fatto questa gara, appunto, che si chiamava Lucca Città Mondiale, di avvicinamento appunto al grosso avvenimento che ci sarà a settembre. Ci ha dato una mano il comune, ci ha dato una mano la provincia, ci ha dato una mano la ditta Caselli, insomma, e poi come sempre abbiamo quella quindicina di amici che ci aiutano, come Ernesto Bianchi che è stato direttore di corsa, e tutti gli altri come Renato Garibaldi, come Giuliano, come, insomma, elencare tutti è difficile, che ci permettono di arrivare alla sera e di dire che siamo soddisfatti. When everybody's still there by